Buongiorno e benvenuti alla Montagna Spaccata. Io sono Chiara Santagiuliana e insieme alla mia famiglia abbiamo ristrutturato un po' la struttura, il parco, il locale 11 anni fa e abbiamo aperto per il pubblico questa bellezza naturale che era un peccato andasse perduta. Oltre a questo parco che voi vedete adornato di ortensie meravigliose, abbiamo poi una fenditura profonda che ha origine tettonica, è stata scavata in seguito dall'acqua che nei secoli ha eroso le rocce. Dove vi porta questo percorso? A vedere le cascate meravigliose che hanno formato questa profonda fenditura che è alta 90 metri in tutto e si cammina proprio sopra a questi ruscelli con un gorgoglio dell'acqua meraviglioso e in mezzo anche una vegetazione altrettanto bella. Noi cerchiamo di ravvivare un po' anche l'estate con delle attività e musica e alcuni momenti che vanno a rievocare quella che è la leggenda del posto, la leggenda della Montagna Spaccata. Nel nostro sito troverete tutte le informazioni per la programmazione musicale che si fa qui all'aperto e anche per le nostre serate speciali dedicate appunto alla leggenda della Montagna Spaccata. Per visitare la Montagna Spaccata è consigliabile avere delle calzature comode e poi vi viene fornito un caschetto obbligatorio per la sicurezza da indossare per tutto il percorso. Dopo la passeggiata avrete la possibilità di godervi qualche cosa anche per il vostro palato, perché la mia famiglia produce dei salumi rinomati nella nostra zona e a partire dalla soppressa, lo speck e tutti questi salumi che sono fatti assolutamente in maniera naturale. Potete degustare altri piatti tipici locali come gnocchi con la fioretta, che è un altro piatto tipico di Recoaro fatto tutto con derivati del latte, però anche altri piatti e dolci che proponiamo assolutamente fatti in casa in una cornice stupenda, potete stare al fresco e rilassarvi per qualche ora.